Cosa significa educare la pace? Non è una domanda facilissima. In queste giornate noi cerchiamo, attraverso laboratori, attività, momenti di formazione per gli insegnanti, per i genitori, soprattutto di farci delle domande più che trovare delle risposte. Certi che comunque la pace la si costruisce innanzitutto cercando di fare un lavoro su se stessi. Abbiamo la necessità di seminare l'idea che la pace è gestibile quando si vuole realizzarla, è un obiettivo che non è mai stato dato nella storia dell'uomo per scontato. Io credo che questo momento, questa fiera dell'educazione alla pace, coniughi due termini importanti, educazione e pace, cioè entri in quella logica che questa amministrazione vuole perseguire, partire dall'infanzia per costruire il futuro. Quello che possiamo fare noi e quello che pensiamo sia anche giusto fare, insomma, il punto di partenza sia quello, soprattutto con i bambini e con i ragazzi, di lavorare sui loro rapporti. La vita in classe, la vita a scuola, i rapporti genitori-figli sono quelli contesti dove si può favorire la nascita e lo sviluppo di una personalità capace di stare nei conflitti, di gestirli senza ricorrere al sopruso, alla violenza, alla prepotenza. Presentiamo oggi una mostra fotografica che si intitola Riscatto e che è il frutto di un servizio civile regionale, di un progetto nell'ambito del servizio civile regionale che abbiamo fatto con l'Arcidiocesi di Genova e la Caritas diocesana. Abbiamo seguito i ragazzi su un percorso riguardo le povertà, facendo conoscere ai ragazzi dei luoghi in cui le povertà trovano una risposta. Pace non è un diritto dei bambini in quanto tale, nel senso che l'ONU non ha avuto il coraggio nel 1989 di scrivere proprio il diritto alla pace, ma ce ne sono tanti altri che insieme concorrono a fare, diciamo, la pace: il diritto a non essere utilizzati come bambini soldati, il diritto a non essere abusati dalle situazioni di guerra, di essere protetti come più dei civili, ancora più dei civili, nelle situazioni di conflitto, cose che non succedono. E soprattutto non succede la questione dell'educazione. I bambini che crescono sotto le bombe diventano adulti più cattivi, più paurosi, meno disposti a fare la pace. Dobbiamo forse avere il coraggio di guardare un po' alla frenesia, alla poca attenzione, alla superficialità che contraddistingue spesso un po' le nostre giornate, i nostri rapporti, e lenti e profondi e dolci possono essere tre modalità che credo possano cambiare la qualità della vita e delle relazioni e possono aiutarci veramente a costruire un piccolo contesto di pace intorno a noi e poi a cascata forse anche un po' più avanti.